uno dei cardini del suo programma elettorale e della direzione che sta dando all'attività amministrativa è quella di aprire la città verso il mare. Adesso siamo a Siponto, stiamo vedendo quello che sta emergendo, ma c'è un grosso limite rappresentato da quei binari. Sì, effettivamente oggi siamo felici perché i luoghi della storia, i luoghi della tradizione, quella della storia della Sipondo Antico, si sono anche, diciamo, vitalizzati con le tradizioni che ritorna a essere. Però questo è tutto un'area assieme alla riqualificazione dell'area di Manfredonia che va ripresa in quel sistema di sviluppo culturale legato alla nostra storia, alle nostre tradizioni. Io l'ho detto tempo fa, lo sto portando avanti, ho scritto a tutti, abbiamo fatto dei verbali con la regione, ho scritto al ministero. Oggi non c'è più necessità di quel binario che chiude Manfredonia al mare, perché l'idea dell'amministrazione è quella di avere la stazione lì ovest, riprendere tutta quest'area, togliere il binario, aprire Manfredonia al mare e far diventare tutta quest'area, attraverso un trasporto pubblico leggero, quindi ecosostenibile, un'area di interesse nazionale sul quale chi verrà qui, il turista o chi altro, potrà scendere lì, collegare verso il centro e fare tante tappe nel quale si ripercorre la storia di Sipondo, si ripercorre la Sipondo balneare, si ripercorre la città che accoglie i turisti. Ecco, Manfredonia adesso è di fronte a una svolta e oggi gli scavi archeologici di Sipondo lo dimostrano, lo stanno dimostrando con forza ciò che, come le ha detto io da tempo, vado dicendo e oggi sono felice per questo, però oggi è il momento della svolta, una svolta dove tutte le istituzioni, dal governo, dalla regione, agli enti locali ci devono essere, perché il vero futuro di Manfredonia, per girare pagina a quelle triste ferite legate all'industria che ha creato soltanto dei disagi su questa città, toccando la salute dei cittadini, può essere l'unica risposta, è questa, la risposta dei beni archeologici per questa città legate alle proprie tradizioni. Io ci credo, l'amministrazione ci creda, sarà una battaglia forte, ma per questa battaglia sono disposto ad andare in ogni parte del mondo. Le chiedo ancora una cosa, lei è sindaco ma è anche un imprenditore e da quello che mi risulta si sta impegnando anche in questo senso come imprenditore per collaborare a questi lavori. Purtroppo c'è un limite di natura economica, quindi occorre qualcuno che ci creda. Lei pensa che altri suoi colleghi, li chiamiamo così, possano capire la valenza di quello che sta emergendo? Sì, io sin dall'inizio, quando non ero neanche candidato, per i miei rapporti con l'Università di Foggia, con il mondo universitario, ci ho creduto in quanto cittadino di questa città, contribuendo anche con mezzi, attrezzature e sostegno finanziario a portare avanti questa attività. L'ho fatto credendoci, ci credo ancora di più. Oggi, secondo me, siamo di fronte a una svolta culturale per questa città. Anche gli altri imprenditori, le altre forze economiche, tutti devono capire che questo può essere un modello di sviluppo che può creare occupazione per il nostro territorio. Ecco, adesso partirà quest'altro processo al quale io sarò vicino, sostenendo queste iniziative, invitando gli altri imprenditori a credere in questo sistema. E poi soprattutto, forse è arrivato il momento di pensare assieme alla regione, alle università, a qualche modello tipo fondazione che possa sostenere non soltanto oggi, ma in futuro questa iniziativa.